luce? Domanda di rito, maschio o femmina? Maschio. Lo conosco? Benissimo. Benissimo, quindi non credo sia un mio ex, vero? È certamente l'ex di molte, ma non è il tuo. Va bene, voglio vedere anche l'indizio che mi date, ma non ne ho bisogno. Certo, certo, eccolo. C'è occhiali, due occhi, naso, anche bocca, anche cappelli, buono. Vittorio Sgarbi. Chi cacchio poteva essere se non te? Mannaggia la miseria. Allora tu, sì, no, ma dice tu che l'hai misurato su ora di ritardo. Vittorio Sgarbi, sto grosso critico, sto intellettuale che c'ha molto molto la teoria del bello, perché il bello è meglio del brutto, ecco, è una teoria un po' complicata, non so se ci arrivano tutti a capirla, e lui proprio pensa che il bello è bello, ecco. E il brutto è brutto. Secondo me il bello è pure più buono, perché se vedi qualcuno nell'autobus che te pesta in piede è sempre brutto. E Sgarbi ha studiato tanto anche a storia dell'arte, che importa, perché noi siamo un popolo molto antico, fin dai tempi degli antichi romani, infatti siamo pieni di tombe, dove te giri, dove sono seppelliti tanti personaggi famosi quali gli Etruschi, gli eroi e i papi. Oh, non è che oggi non si può più di papi in Italia come parola, no? Vittorio Sgarbi, quanto mi piace. Mi fa pure un po' sesso. Vittorio Sgarbi, ti conosco. Sì, infatti, sì. Dicevo, ma come fai a saperlo? Sì. Lo conosco, come le mie tasche, quest'uomo. Allora, firma il contratto, sì, come il tuo presidente. Io, sottoscritto Vittorio Sgarbi, pienamente capace di intendere e di volere, dichiaro sul mio onore che risponderò sinceramente in maniera compiuta solo e soltanto le domande del programma Alba all'oscuro racchiuse nelle buste di fronte Sai a me. Sai che sei l'unico che l'ha letto senza fare neanche un errore grammaticale di pausa, di coso? Infine. Sei abituato a leggere. Sì, beh, certo. Ma devo dire anche che entrando sono rimasto molto colpito, sì, dalla bellezza dello studio e dalla intelligenza di questi video con i corpi Hai che visto? Si muovono. Sì, sembra un programma importante. Sembra un programma importante, ma lo è perché sei arrivato tu a renderlo tale. E la prima domanda, che tu sai di Isabel, io non conosco il contenuto, sì, ma detto. Spero sia stato veramente s***o, perché sì, sì, erano tutti agitati, mi hanno trasmesso un'agitazione bestiale, poi pretendevano, sì, che io non capissi che l'ospite eri tu. Allora, io ho avuto molti uomini e tu molte donne. Siamo pronti quindi per avere una storia, Vittorio? Beh, siamo un po' in ritardo, direi. Eh sì. Potevi, se tu non avessi perso tempo con gente inutile. Tipo? No, quasi tutti, dico, però. Sì, ma in particolare. No, io poi ti avrei dato una dimensione diversa, perché erano tutte cose lunghissime, illusorie. Che l'uomo è uno stronzo e che quindi. Vabbè, ma questo ha avuto modo di però capirlo. Hai dovuto pensarci molto, come lo capivi subito? Potevi fin dall'inizio ho prendere capito. Queste. E quindi non ho preso al balzo questa palla? Secondo me no. Non sono troppo vecchia per te? No, sei perfetto. Male. Ti piacciono anche. Grazie Vittorio, veramente, meno male, mi rincuora molto. E allora andiamo avanti con le domande, gira. Però capisco bene, questi qui, sì, che hanno riso prima, non, sì, non ci stanno ascoltando. Come no? Guarda, il pubblico, tu non hai mai visto il pubblico televisivo, lo vedi tutti i sì, giorni. Sì, ma sono ripresi da un'altra parte? No, allora saluta, tu te lo ricordi De Andrés, il nostro grande capostruttura, vedi che ti sì, sta sì, salutando. Allora è vero, sono in diretta. Ma questo ti rimarrà sempre, di questo ti rimarrà sempre. Lui è in diretta, quel cornuto sì, lì no, è in diretta. No, non è cornuto De Andrés, è una signora rispettabilissima. Neanche tu lui sei cornuto forse, e cornute tutte le tue fidanzate, di questo purtroppo dobbiamo prenderne atto. Sono cornute? No, perché le donne non sono mai cornute, sono uomo è cornuto. Ah sì? Sì? La donna non è cornuta, no, non saputo neanche prima non mi incazzavo. No, non è vedi? Senti, è ma l'uomo. Perché a volte sei così tipo no. E a volte sei molto simpatico. Lo sono per ragioni esemplari, cioè sono sì, strozzo, no, sono strozzo di fronte a una sottovalutazione del mio valore. Sapessi, allora io dovrei essere Sì, incontro qualcuno che pensa di spiegarmi le cose, di dirmi, allora mi rendo conto che devo dargli una lezione. Se invece subito è affettuoso, che mi dice come sei bravo, come sei buono, come sei bello. Ma questo però è proprio tipico dei narcisi, sì, poco così, stimolante. Beh, però, non ti si può contrapporre mai nulla, sono come sì, capra, sì, capra,
capra! Contrapporre delle considerazioni intelligenti o delle battute. Tipo sì, sei però... un genio, sei l'uomo quello... più figo della terra. No, è che il genere di contrapposizione è basata su una presunzione di intelligenza di gente stupida che pensa che deve spiegarti delle cose. Allora, su questo... Puoi farti questo. Capire che ti dicono delle cose che sì. nessuno ti ha mai detto. Tipo, lo sa che lei è molto intelligente, per esempio, colto. Questo è tipico, no? Allora, andiamo avanti, peschiamo sempre a caso, zac, andiamo con le domande. Tutte queste sono domande, tante ne ho fatte. Sì, ma non te le farò tutte, te ne farò solo qualcuna, solo in quei giorni. Senti, qual è la parte del mio corpo che ti attizza di più? Le labbra. Le labbra, finte? Sì. Ma come? Tu hai sempre detto che detesti tutto ciò. Sono per le opere d'arte, che sono un artificio fatto sulla natura, no? L'arte è questo, cioè tu prendi un sasso che in natura lo fai diventare un prigione di Michelangelo. Questa sviolinata meriti un bacio. Quindi... un bacio, Vittorio. Grazie. No, perché dovete tu sei sapere. L'arte, no? Dovete sapere, grazie amore. Dovete sapere che Vittorio una volta mi ha fatto uno dei più bei complimenti che si possono fare a una donna. Allora, che io faccio parte della, non delle belle arti, sono monumento nazionale, sì. E se mi dovessi fare una plastica ancora, oltre alla bocca, eccetera, eccetera, oh, ma che cacchio vole... dovrei chiedere il permesso alle belle arti. Sì, certo. Quindi a te, per essere vincolata, sì. Dopo... mi faresti un'expertise? Beh, l'expertise si può fare comunque. Quanto però mi il valuteresti? Vincolo... poi pigli il 20% anche se. Ma il vincolo va fatto sull'importanza del bene. Quindi se un'opera è particolarmente significativa... viene vincolata. Io mi sento già meglio, sento che la giornata è partita benissimo, il mio oroscopo non me l'aveva detto, pensa. No, andiamo avanti, che bello farti, pensa se avessimo fatto il famoso programma insieme. Possiamo sempre farlo, questo è una prova, è un provino, sì, speriamo. Allora, hai mai comprato un quadro falso pagandolo come se fosse vero? No, falso no. Non hai fatto come quel tuo collega che fece un'expertise... Sì. Disse che erano note, non ti è mai successo. No, questo non poteva succedermi perché non posso confondere il vero con il falso. Mai successo, dai. No, però può capitare di comprare delle cose che non sono comprabili perché sono di provenienza furtiva. Quello una volta mi è capitato, cioè cose... Si chiama ricettazione. Sì, questa non mi riguardava, fosti però... Fosti accusato di questo? No, mai accusato, però mi sono accorto che non le potevo comprare, insomma, quindi ho quindi dovuto... rapidamente restituire. Io c'ho un mio amico che lo fa e poi le regala alle donne. Cioè. E così ricettano e poi, loro. Poi ritrovi, alla fine ti ritrovi gioielli di famiglia, di qualche altra famiglia, insomma, pensando che, fosse, che siano i suoi. Allora, giriamo. Allora, com'è elastico, come siamo elastici, veloci. Allora, vediamo. Siamo alla fine del berlusconismo? No, siamo all'inizio. Fino ad oggi abbiamo avuto Berlusconi, adesso comincia Berlusconismo, perché il fatto che vogliano indicare agli italiani che è un peccato li farà tutti diventare berlusconiani. Cioè la cosa tragica di questi poveretti è che hanno colpito l'obiettivo sbagliato, perché tutte le altre cose potevano anche fare presumere che lui... giusto? Ma non è che puoi dire che... anche perché c'è differenza fra prostituta e mantenuta. La prostituta è quella che tu prendi una volta per liberartene. Se una viene due volte non è più prostituta ma è mantenuta, quindi lui non ha mai avuto prostitute. Quelle tornavano e dice che bello, lui è affettuoso. 7.000 euro a botta, certo. Voglio dire. E quindi si affezionavano. Avrebbe inorgoglito un sacco di mamme. E quindi è tutto inventato, è un'inchiesta assurda di gente che non capisce un cazzo. Cioè non sa dove il cazzo va. Colpire. Sì. Non sbagliano la mira. A parte l'obiettivo e l'antipatia che possiamo avere. Senti, ma secondo te su che cosa si può... Allora, se dobbiamo distruggere Berlusconi... La libertà del nostro cazzo. Dico, non è un problema. Lui diventa a un certo punto il simbolo della libertà di tutti i cazzi. Che cioè non io vuole, lo metterò dove sa, pare a me. Sa, cioè, non... se io questa sera ti voglio pagare 500 euro, potrò farlo? Pochino, no, dico una volta. Dire, però se voglio invece venire con te 10 volte e dartene 50.000, che problema è? Cioè, dove sarebbe? Cioè, 10 volte per 50.000 no, o facciamo un tempo non io firmo, dico... dov'è il contratto? appunto, e non sei una prostituta. Con te, tutto sì, sommato, mi va bene. Loro comunque lo fanno, non tanto per lui, ma per quello che lui rappresenta, cioè la televisione, le possibilità future, anche la politica. Ma dove andrebbe colpito? Allora? Lui è un ufficio di collocamento. Vabbè, ma tu che sei un bravo colpitore, che tu sei un bravo serial killer. Beh, adesso non potrei suggerire. Tu se dovessi colpire Berlusconi, a che cosa lo colpiresti? Ai tacchi, al capello, alla... No, una fattispecie... E questo è quando io vado fuori, quando faccio sì, una domanda... hai fatto una domanda che non era, non potevo era fare, di... te l'hanno sì. spiegato nel no, breve però tempo. Eravamo quasi c'è nel stato tema. Tra il tuo ingresso questa volta eri nel tema, perché parlavamo della fine del berlusconismo. E ma loro non seguono. Dice, finisce Berlusconi, per certi versi, comincia il berlusconismo, non finisce. La miseria, che domanda. Allora, qua ti metti comodo, per favore, perché sì. la domanda è lunga. Allora, sono più le donne con cui hai avuto una storia...
o le persone con cui hai litigato. Allora, hai litigato con Mike Bongiorno, con Striscia la Notizia, gli hai dato in testa il tapiro e tutto quanto, con le Iene, con D'Agostino, con il Trio Medusa, con Cecchi Paone, con Alessandra Mussolini, con Bondi, con Paolo Guzzanti, con Marco Travaglio, l'intero Polo Veneto, anche con me un po' di volte, Popolo Veneto, definì i veneti deficienti, tutti? Sì. Io ho un ex marito veneto, non è carino, deficienti, egoisti, pure un po' stronzi, sì. Destrorsi, unti, ma tu pure sei un po' destrorso, dai. Io sono sopra le cose, insomma, le guardo dall'alto. Razzisti, però, scusami. Però devo dire, sì, sono più le donne con cui ho avuto relazioni amorose che le persone con cui ho litigato, perché in realtà io sono molto socievole e affettuoso, quindi l'incidente è piuttosto quando devo litigare. E invece mi pare naturale amare quotidianamente, insomma, per cui... Hai un cuore grande, sì. Così, guarda, vuoi sapere cosa dice di te Vladimir Luxuria? Anche se non lo vuoi sapere te lo dico lo stesso, sì, guarda. Non vorrei che fosse fuori... No, lo è. Se io fossi Vittorio Sgarbi, prima di andare in escandescenza mi farei una canna alla camomilla, così mi calma un po'. Secondo, sostituirei Bondi come ministro dei beni culturali, perché almeno io ne so qualcosa di arte e la amo e so che Vittorio è un grande esperto e l'arte la sa comunicare. E terzo, continuerei a contornarmi di belle ragazze. Però anche se si dice che non bisogna chiedere l'età a una donna, in questo periodo mi farei dare prima la carta d'identità, non si sa mai. Se devo essere obiettivo, Vladimir Luxuria ha meriti e capacità, nonostante che la sua attività iniziale sia stata riprostituta. Io l'ho vista battere per strada. Tu l'hai vista? L'ho vista, le ho parlato, non ho avuto rapporti con lui o con lei, all'epoca era... Ma l'ha sempre ammesso, ma mi sembra che sia completamente... Ma nessuno l'ha perseguita per questo, quindi voglio dire... Perché l'ha detto? Ecco. E questa è la differenza. E questo è fondamentale per un politico, tu lo sai. No, ma non si accetta la bugia, non volevo dire che fosse giusto o sbagliato, volevo dire che è una cosa perfettamente normale. Tu sai benissimo che soprattutto per un transessuale trovare un lavoro non è facile, e quindi se sono giustificate le escort, figuriamoci. Appunto, ma è che non sono giustificate loro. Però lei ha smesso da tempo e ha dimostrato grandissimo talento. Sì, ma ti dico che si usa la parola prostituta come se fosse un'offesa, non lo è. Ma tanti, poi ci sono tante forme di prostituzione. Va bene, andiamo avanti. Allora, ecco qua l'altra domanda. Dunque, Bondi Urbani, hai litigato con entrambi. Chi è peggio? Io lo so già chi c'è, chi dirai. Sono persone così lontane da me che... Più Bondi o più Urbani? Credo che Urbani sia stato peggio di Bondi, ma non sul piano dell'amministrazione, sul piano dei rapporti personali, perché... Urbani? Ti venivano quasi le bave alla bocca. Bondi, sul piano dei rapporti personali, è una persona gentilissima e disponibile. Poi si è trovato di fronte a Tremonti che ne ha trasformato il vero Dr. Jekyll e Mr. Hyde. È il Tremonti che trasforma Bondi in una cosa diversa da quello che è. E quindi c'è mentre invece l'altro, sul piano dei rapporti personali, era molto più scostante. Quindi oltre alle poesie non c'è nulla di cui si deve scusare, neanche le poesie. Ma le poesie, la sua compagna giustamente gli ha impedito di scriverle o perlmeno di pubblicarle. Siamo in una fase... ha trovato una persona che gli vuole bene. Ecco, bravo. Una donna che lo ama, sul serio. Allora, vediamo. Allora, i giudici sono tutti comunisti? No. Sono tutti fascisti, esattamente fascisti, non c'è un solo comunista fra i giudici, sono fascisti. E il loro fascismo è proprio oggi manifestato nel tentativo di limitare le libertà sessuali. Le libertà sessuali sono il simbolo delle libertà individuali. Chiunque limita la libertà sessuale è fascista, lo sono dei fascisti. Che vengono chiamati comunisti perché bisogna immaginare che si contrappongono a Berlusconi che non sarebbe comunista, quella è una forma letteraria. Sono dei fascisti. Lo dice lui, non è che si dicono noi siamo. Deve dirgli fascisti, quello mi pare che corrisponde. Va bene, fascista è un termine che tu sai che io uso volentieri, in senso diciamo non proprio elogiativo. Allora andiamo avanti, essendo figlia di un ex partigiano. Dunque, tu hai una fidanzata ufficiale che è una delle poche donne con cui tu non fai l'amore. Perché? E perché non fai lei che non vuole? No, è un rapporto molto lungo che è arrivato a un punto di distacco fisico, erotico, che si è convenuto entrambi
di riconoscere, mentre normalmente c'è come se qualcuno volesse procrastinarne la fine. Allora uno vuol continuare, l'altro, e questo mantiene vivo il rapporto, che dopo 3 anni o 3 anni e mezzo dovrebbe finire, o finisce secondo me per tutti. Però ci sono degli artifici per tenerlo vivo, noi non abbiamo applicato questi artifici, abbiamo preso atto che era finito, e quindi è rimasto un rapporto basato su delle altre forme di fisicità, che sono carezze, olfatto. Qual è olfatto. Il modo per tenerlo vivo, volendo dopo? Non convincersi che sta finendo, cioè che uno dei due dica di no, allora l'altro lo vuole. Quelle cose che però sono penosissime. Sì. Invece se uno accetta che normalmente finisca, poi può decidere che finisca tutto, ma può anche pensare che rimanga in piedi una parte importante, che è la dimensione affettiva, Ma in fondo io ho un rapporto identico con Giuseppe, per scelta di entrambi, quindi voglio dire, in realtà è più di un matrimonio. È un percorso inevitabile dei sensi. Sì, ma la gente non lo capisce. Noi l'abbiamo capito perché siamo noi più intelligenti. Noi due sì, un po' più degli altri. Di quanto più o meno? Beh, insomma, il tanto ad aver capito delle cose così importanti. Su questo mi trovate perfettamente d'accordo con lui. Allora, Berlusconi è un benefattore come dicono i suoi amici, un puttaniere come dicono i magistrati di Milano? Appunto, ne abbiamo parlato, non è né un benefattore né un puttaniere. La parola puttana umilia la donna, lui dà alle donne quello che le donne vogliono e quindi non è un benefattore. Beh, a certi tipi di donne, a quelle, quelle con cui sta. Io la busta con 7.000 euro non sì, la voglio. Sì, ma non te la darebbe contro la tua volontà. No, certo, quindi. È chiaro. E quindi è non chiaro. È un benefattore, ognuna ma non è neanche un puttaniere. È un uomo che decide di fare cose. Ma e non trovi ridicolo che si cerchi un po' di farlo passare anche come un benefattore, come quello che fa quello le lui, cose, sì. Perché sennò rischia di trovarsi tutta l'Italia, l'Italia affamata. No, quello è una cosa. Ma è lui che ha cercato 7.000 di euro in una busta. Perché se tu dici che uno è puttaniere, lui ti risponde che è benefattore. Non è nessuno dei due. Non è puttaniere, non è benefattore. Ma benefattore è il tentativo di compensare l'insulto che gli viene dato come puttaniere. Insomma. Quindi... Ma infatti secondo me l'errore è proprio in questo tipo di difesa, visto che l'errore degli altri è in questo tipo di accusa. Esattamente. Però lui si difende. Sì. Lui lo accusano nel modo sbagliato e si difende nel modo sbagliato. Tutto pari e patta, allora. Dunque, ti possono dire... Ti posso dire che la puntata di Sgarbi Quotidiani che mi è piaciuta di più è quella in cui sei stato zitto... 13 minuti. 15 minuti. Perché fu una puntata memorabile e bella e soprattutto non scesero gli ascolti, questo che colpisce. 3,5 milioni di persone videro una persona in televisione che taceva per 13 minuti. Non è che possono essere 3,5 milioni di rincoglioniti? No, perché si aspettavano, era il clima di attesa che si era creato. Capire cosa sarebbe successo. Che poteva capitare, allora diceva, quando capiterà? E non ho mai parlato. Alla fine è arrivato un cartello, basta, era Martinez che mi passava un cartello che diceva che erano finiti. Vediamo un filmato, non so, è proprio nulla come al solito, quindi non so di che cosa si tratta. Cosa ne pensa di questa proposta che ha fatto Vittorio Sgarbi di portare la statua di Gioacchino Belli in Sicilia, perché appartiene alla Sicilia? Non sono d'accordo, dico, gli autori fanno delle cose anche per altre regioni, per altri paesi, se queste regioni o paesi li acquisiscono, poi non vedo perché dovrebbero tornare all'origine dell'autore. Cioè, mi sembra una cosa un po' assurda, non vedo la necessità. Vittorio è una persona troppo intelligente per non sapere quando ne spara. Io penso che Sgarbi debba fare solo il lavoro suo, non deve togliere i monumenti a Roma e annascoci all'anima a tutti gli altri, insomma. Che ci mette al posto di Belli? Però sono stati affettuosi, perché molto. In realtà avete proposto una cosa che meritava che fosse insultato, perché siccome il monumento è stato fatto per quel luogo e Belli è romano, la proposta di spostarlo era assurda. La Rapacis invece posso mettere. Quella potrebbe essere spostata in un museo, così potremmo buttare giù quel garage multipiano che hanno fatto per contenerlo. Bene, allora vediamo l'altra domanda. Riusciresti a sopravvivere se nessuno parlasse più di te? Male. E lo capisco. Mi dispiacerebbe. Ma potrebbe succedere? Non credo, però. Che faresti? Potrebbe succedere attraverso una lunga astinenza, indipendente dalla mia volontà. Cioè, se uno si ammalasse e fosse costretto, o perdesse la voce, fosse costretto, poi potrebbe però scrivere. Ma anche da muto hai detto che funzioni, però tu dici più di una volta. No, parlo proprio di una specie di paralisi di ogni attività, ecco. Allora, in quel caso però forse non avresti neanche coscienza. Penso cioè, diciamo, se finisce il mondo può essere. Sì, non c'è altra possibilità. Sgarbi. Bene, sono d'accordo. Allora, giriamo le domande. Allora, vediamo a che punto siamo, non so quante ne avanzano.
Tu andresti a cena con uno come te? Beh, sì, ci vado spesso. Tipo? Beh, ci sono persone... Fammi un esempio. Tipo... Io uno come te non lo conosco. No, come me, ma nessuno è come un altro. Uh-huh. Non c'è niente di più comune che essere unici, quindi sì. Quando qualcuno pretende essere unico, diverso, è evidente questo. Però con delle caratteristiche come le mie ce ne sono di persone, non so, c'è Daverio che ha un temperamento molto... Daverio? Sì. Beh, insomma, è più calmo Daverio. Ah, ma anch'io sono calmo. Beh, insomma, io ho fatto delle cene con te, diciamo che le ho fatte da sola. No, ero da sola perché tu ti alzavi in continuazione, sì. Cambiavi tavolo. E quindi è anche comodo, no? Uno eccetera, come eccetera. Se, insomma, però ti senti un po' solo. Senti, beh, poi, però non saremo mai in due. No, ma infatti in due saremo soltanto in una condizione. Io non ti ho mai visto da. Ma quando fai l'amore sei in due o sei in tre, quattro, cinque, sei? Sono poco disponibile a concedermi da solo a una sola persona. Ecco. Perché non hai tempo da perdere? No, perché mi annoio in due. Però è carino. Perché mi troverei solo. Comunque. Anche con me ti annoi. No, con te poi in quel momento estremo, verso la fine della giornata. Questa notte, per esempio, ho come dire, chiuso la mia giornata alle 4:30 e la persona che era con me dove in quel eri? Momento, ero a Firenze, in quel momento è rimasta sola con me, ma occorre proprio che non ci sia più nient'altro. Che sia l'estremo approdo. Cioè è difficile immaginare, se uno ha un amore nuovo, può darsi che lo inauguri anche di pomeriggio e lo porti con sé fino alla notte intera. Altrimenti se è un amore che rientra nelle cose della giornata, cioè, finisce insomma, alla fine della giornata. Tu sei una persona con cui si può costruire qualcosa. Sì, si può costruire la fine. La fine, sì. Allora, quando dai fuori di matto lo fai per il senso dello spettacolo o per disgusto del tuo interlocutore? Disgusto del mio interlocutore o disgusto per gli argomenti del mio interlocutore, perché poi la persona in sé la trovo, perfino Di Pietro non mi è antipatico, trovo sgradevoli gli argomenti e quindi io attacco gli argomenti. E tutto questo è talmente di natura mentale e intellettuale che non mi altera per nulla, cioè io sto benissimo, anch'io. Sono sereno. Infatti l'incazzatura... dicono, voi vi odiate, litigate sempre. È lì, è in quel momento, è una forma di... dialettica molto esuberante. Ma ecco. infatti è strano capire come alla fine poi si è, tra virgolette, molto più amici di altri, anche perché si è detto già tutto quello che di brutto si doveva dire, pagati per farlo, tra l'altro, che è abbastanza anomala, no? Perché la gente litiga gratis. Però io non ritengo nessuno indegno della mia ira, quindi sono molto democratico. Anche l'ultimo cretino può essere aggredito da me. Senti, siccome tutto è possibile, ma soprattutto questo è possibile, perché adesso tra l'altro tu ricoprirai di nuovo ruoli molto importanti, spero, mi farebbe anche piacere tra l'altro. Vittorio Sgarbi, Presidente del Consiglio. Alba Parietti, tu una volta mi hai promesso, sì, un assessorato che non mi hai dato, pazienza, vabbè. Alba Parietti, Ministro di che cosa? Beh, della diversità. O delle diversità, perché io odio le pari opportunità, sono convinto che tutto avvenga per le diversità e quindi occorre valorizzarle. Sono d'accordo, vabbè, insomma Ministro delle diversità. Sono la tua Carfagna. Sì. Beh, appunto, la Carfagna non l'avrei mai fatta ministro. Perché? Perché sono per la separazione delle carriere. Io, come vedi, in questo caso vado avanti e voglio dirti questo. Noi a questo punto abbiamo una lettera che tu manderai alla persona a cui desideri mandarla. No, scrivo io. Puoi scrivere a chi vuoi, alla tua fidanzata, a chi ti pare a te, a Berlusconi, insomma, dici un po' a chi vuoi scrivere, io prendo sotto dettatura. No, anzi, Berlusconi no, se scegliamo un altro soggetto, troppo difficile trovarlo in questo periodo. Allora, no, non sarebbe difficile per me trovarlo, ma lo so, forse sarebbe la persona, lui o forse Tremonti, quello di dire in maniera molto serena, in questo giorno l'ha scritto Umberto Eco sulla Repubblica e giustamente l'ha scritto a Tremonti o a Berlusconi. Allora, caro Tremonti e caro Berlusconi, sì. caro Tremonti. Caro che non si può immaginare che... Tremonti. Non si può immaginare che il tuo ministero non coincida... con il Ministero dei Beni Culturali. Perché? Perché quello che io ho in mente di dirgli, di chiedergli, è di far nascere un Ministero del Tesoro dei Beni Culturali. Beni Culturali.
culturali. Che dia il senso di quello che noi veramente siamo e abbiamo. Cioè, mi se prometti tu... che cambiate le illuminazioni in tutte sì, le illuminazioni, città, tutto questo. Ma se tu hai, immagina che una persona possegga una Ferrari, cosa farà se non tenerla benissimo? Hai mai visto una Ferrari abbandonata? Allora, noi abbiamo un patrimonio che è il simbolo della nostra ricchezza e quindi è il nostro tesoro. Giusto. L'idea che il tesoro debba fare dei tagli, debba tagliare. Dice, guarda, questa automobile, questa Ferrari, bisogna cambiarle, togliere le ruote. E ma come si può? Cioè, queste cose che sono i beni che noi abbiamo sono la nostra economia. È per questo che il ministero, in Kuwait, il ministero del tesoro e il petrolio saranno la stessa cosa. Che cos'è il loro tesoro? Tu allora, quindi tu dici che a questo punto capisce senza bisogno che stiamo a spiegarla ecco, tanto. No, la domanda a Berlusconi o lui di non pensare di vivere in un paese che è diverso. Allora, non siamo in Namibia. Non pensare di Namibia, vivere? In Namibia. Come si scrive? Namibia o Congo o Kenya. Noi siamo, o Congo. Allora, l'Italia è questo. E allora, l'Italia bisognerebbe che improvvisamente Berlusconi e Tremonti facessero un Tremonti, cioè facessero, non un James Bond, invece un di tagliare moltiplicassero. E questo è, mi pare talmente semplice, non capisco. Mi sembra un messaggio molto chiaro, la firma la metto una pagina dopo perché non ci stava più. Allora, guarda, è molto semplice, non penserai che l'ha scritta tu perché dirà ma come così poco, eccetera, eccetera, ma glielo diciamo che è stringato. Allora, in testo ha tre bond, perfetto. Siamo a posto così? Per la città, perché è a Roma, no? Sì, ecco, a Roma. Senti, io ti ringrazio perché mi sono divertita moltissimo. Beh, siamo stati sobri. Siamo stati sobrissimi, ci siamo veramente tenuti abbottonati, come si dice. Io ti ringrazio, adesso naturalmente starai schizzando verso qualche altra destinazione. Sei arrivato finalmente, sì. Vado a trovare il direttore generale della RAI. Allora, senti, ciao amore mio. Ma ci prova con la lingua come al solito. Come devo provare? Come al solito, come al solito. Con quelle labbra così invitanti. Io quante volte te l'ho detto, dobbiamo fare un programma insieme. Tu non ti fidi mai. Facciamo, sono 20 anni. Luci, se no io come faccio a cominciare? Allora, vediamo, un aiutino, uomo o donna? Maschio. E che mestiere fa? Fa il carabiniere. Carabiniere? Cioè, serve la patria? Beh, allora dovrebbe essere un patriota. Diciamo che è italiano, anche se quando parla non si capisce mai bene quello che dice. Vabbè, ma scusa, così è generico, mi potresti dire qualcos'altro? All'inizio della sua carriera, invece di andare avanti, andava all'indietro, tutto all'indietro. Ma fisicamente com'è? Ha qualcosa in comune con Stalin. Non hai ancora capito? Dai, allora, guarda qui. Con Stalin? Che fa il capello grisaglio, bigode. Che mai che posso parlare? 55 anni, bigode. Non sai falar mais nada. Ragazzi, così mi rimbambite. Io non ho la più pallida idea di chi potrebbe. Piacere, Nino Frassica. Mi hai riconosciuto? Ma la prego, ma questo è un grande onore. Mi vuoi guardare onore. Le mani? Voglio gli indizi? Beh, fantastico. Dalla linea della vita si vede che lei adesso deve accomodarsi verso la scrivania. Di qua, la si accomodi, prego. Nino Frassica, Alba all'oscuro. Nino Frassica è il mio ideale d'uomo coi baffi, senza baffi. Mi piace molto questo gioco che lui fa con le parole, con la lingua. È maestro di calembour, anch'io sono abbastanza brava. Sarkozy, Sarkozà. Con Frassica condivido un'esperienza molto dura che mi ha temprata. L'emigrazione, anch'io come lui sono emigrata, questo ti dà durezza e ti sviluppa una certa competitività, sono molto competitiva, sì, oui, c'è una sola persona con la quale penso di non poter mai competere, me stessa. Nino Frassica, ospite di Alba all'oscuro. Beh, eccoci qua. Ma sai che non ti avevo riconosciuto quando ti ho visto? Io ti ho riconosciuto.
bravo, ma quando? Sì. Che punto? Appena sei uscita, hai detto il nome, il cognome, detto questo. Pensa che il colmo è che io, tu l'hai riconosciuto me, io quasi quasi non ho, non ho riconosciuto te, sei magri, sei figo sono, però. Sono dimagrito, ammazza. Mi sono messa a dieta, ho fatto... Ah, hai capito, ma quanto hai perso? Ho perso 12 kg. Stasera ne perdi il 13esimo, guarda un po' il contratto che devi firmare. Sì. No, devi scrivere il tuo... devi firmare con simpatia. No, no, non è un autografo. Devi farmi. Allora, io voglio cominciare. Tu lo sai che tutte le domande. Frassica. Oltre a non sapere chi era l'ospite, ancora un po' non lo sapevo manco dopo, perché ti ho guardato con un certo interesse, perché sei diventato figo, Frassica. Ma che è successo? Ci conosciamo da 100 anni, mi diventi figo in tarda età, vedi l'esatto contrario di quello che faccio io. Allora, la domanda comincia così. Pensa. Io tanto posso rispondere prima della domanda? Sì. L'importante è essere se stessi. Me la daresti una bottarella? Adesso ti voglio vedere. La domanda è me la da... capisci? È rimasto attonito anche lui. Ma nel senso del col bastone. Puoi scegliere. Loro scrivono queste cose perché che vuoi che ti dica? È una domanda che dovrebbe mettermi in imbarazzo. Non posso deludere i tuoi fan. I miei fan e devo dire sì. Grazie, ti ringrazio per la pietà. Vabbè, comunque, vai. Questa ce la ritroviamo tutte le puntate. Ma tutto così sono? No, ma è il fatto che non è neanche la prima volta, temo proprio di sì, voglio dire, vado avanti, io ne prendo un'altra casaccia, aspetta, Non sono tutto uguale, ho visto no? Un po'. Sono sempre sono diverse no, tra di loro. No, ma il problema è che non è la prima volta che mi arriva questa domanda, hai capito? Qualsiasi ospite di donna, uomo... Platinette, viene Platinette ti... I giudici, secondo te, sono tutti comunisti? No, non sono tutti comunisti. Però... Però ci saranno i comunisti. Ho capito, ma ci sono i comunisti. I comunisti no. Ci sono ancora. I comunisti? Sì. Sì, ci sono i comunisti. Allora, se ci sono giudici, comunque non sono tutti comunisti. Non sono tutti comunisti. E ci sono i comunisti, secondo te, ci esistono in Italia? Esistono. Fammi un nome serio di un comunista italiano. Sì. Ah, comunista italiano. Comunista. È meglio stare dal dentista o... Walter Veltroni, ma lui era comunista? È comunista. D'Alema è comunista? Sì. Quindi c'ha ragione Berlusconi? Cosa? Che sono amiche tutti comunisti? Amica è un giudice. Allora, preferisci Don Matteo o Arbore? Arbore. Arbore. Ma Arbore inteso come quelli però, che erano, diciamo che passato che ritorna. Visto che la risposta è una sola, vai... Se devo dire una seconda però risposta... Però mi devi dare una giustificazione. È perché c'è la goduria del varietà... Cioè, la domanda è... Mi piace di più il varietà o la fiction? Mi piace di più il varietà. Perché? Perché nel varietà sei più liberi di esagerare. Nella fiction ti devi censurare, misurare, frenare. E devi... Perché il linguaggio della fiction è... Deve essere... credibile. Senti, che cosa ne pensi di questi due canotti che io ho al posto delle labbra? Della tua bocca? Sì, questo è quello che scrive Sandelli. E io l'ho voluto. Che non si capisce che ti sei rifatta. Davvero? No, non si capisce. Allora... Che ridono. Ma guarda che saranno dei cafoni. Non si capisce. Beh, lo dici per gentilezza. No, ti occhio nudo. Ti piacciono le donne rifatte? Sì, moltissimo. Per esempio? Come per esempio? Tutte. Le donne rifatte cioè, mi cioè, non ti dà fastidio toccare un seno finto, no, una piace. Bocca finta? Mi piace, come la valigia. Cioè? È bello portare, ti dà l'idea del viaggio. Scusa? La valigia ti dà l'idea del viaggio. Allora andiamo avanti. Ma non si può mettere in imbarazzo uno come te, dai. Sei troppo no, abituato, no? Ma mi incuriosisce, tanto io c'ho... Sapesse a me. Quelli della notte o Indietro tutta? Indietro tutto. Perché? C'è scritto perché. Eri perché? Perché a quelli della notte avevo meno spazio, perché facevo soltanto, c'erano due passaggi, facevo il frate, uscivo, una volta dicevo i premi in paglia, parlavo del concorso Cuore d'Oro e una volta invece parlavo il nanetto di Sani Gesualdi, per cui erano due momenti, per cui ero uno dei tanti. In Indietro tutta mi dividevo il palcoscenico con Renzo e ero più protagonista. Indietro tutta è stato dopo. Sì. Tu eri già molto più protagonista. Eri molto in più Indietro importante. Tutta ero il presentatore. Certo, quelli della notte. Ero uno del dibattito, del salotto. Quindi per questo? Per questo. Per così, per questione di. Per motivi di date
Potevo anche dire quelli della notte, perché viene ma tu, prima. Ma tu hai, sei uno di quelli riconoscenti, per esempio, ad Armin. Che fai? Come gli esprimi la tua riconoscenza? Bah. Che gli fai? Un regalo a Natale, una telefonata? No, no, la telefonata, lui lo sa. Quando non è che con tutti i giorni continuo a chiamare, però è carino, tutti i giorni. Tutti, grazie. Devi finire, lo potresti chiamare una volta al giorno, grazie. No, ma così mi ammazza. No, no, lui lo sa che io gli sono riconoscente. E quindi ma basta. Il momento del tuo proprio il momento in cui hai capito che hai avuto che è arrivato il successo, quando è stato esattamente? E come quando, l'hai capito? Quando cominciava, no, ma dal pubblico, quando la gente mi cominciava a riconoscere, a ridere, a dirmi sei forte, fra, anche se non sapevano come mi chiamassi. C'è quando facevo quelle notte, non sapevano come chi mi chiamava Scasazza, chi mi chiamava San Gesualdo, chi mi chiamava Cuore d'Oro, non sapevano che mi chiamassi Frassica. C'è un po' di amarezza nella tua carriera, in qualche maniera, come se tu avessi, come dire, la cosa migliore la gente non l'avesse capita di te, cioè, si percepisce questo, c'è sempre una parte frustrata di noi, no? Sì. La tua parte frustrata qual è? L'ho capito, ho capito. E qual è la tua? C'è un umorismo facile che acchiappa tutti, poi c'è un umorismo difficile che è per pochi. E quelli di, adesso, piace. Quelli di adesso come mi sono? Mi piace, io ho mischiato un po' le carte, a volte ho fatto pure il cinema commerciale, ho fatto pure Domenica Inn, ho fatto pure le trasmissioni popolari, fantastico. Per cui ho mischiato le carte, però diciamo che quello che piace veramente a me fa ridere non a tanti. Mm. E quindi mi accontento così. Hai conosciuto Renzo Arbore grazie a un messaggio che gli hai lasciato in segreteria. Nel 1979 io lasciai dei messaggi ad Arbore e lui mi chiamò perché mi voleva conoscere, perché si era incuriosito su tipo così originale, su tipo un po' particolare, e quindi mi volle conoscere, però poi io lavorai dopo 3 anni con lui, nell'82. Ho fatto la radio telefonata? Con Arbore, Boncompagni e Mario Marenco. Si è ricordata la telefonata? 3 anni. No, poi ci tenevamo poi in contatto. Lui mi aveva promesso che avrei lavorato con lui. E l'ha mantenuto. Però nel frattempo io facevo il teatro, facevo il cabaret, facevo altre cose. Poi ha mantenuto la promessa, sì. Allora, la patente. Ma è possibile io non che la patente. Non abbia la patente? Sì, perché io ho paura di guidare, io ho paura, non mi... C'ho... No, scusa, però la domanda che io mi faccio, se tu vai a cena con una, becchi una... Eccetera. Deve avere la patente lei. E se lei non ha la patente, tutte le mie che amiche, fai? Tutte le... Quando tutte vi trovate a cena... Ma tutte ce l'hanno. Lei dice a un certo punto, primo appuntamento... Poi ci sono i taxi, sono gli amici, sono gli autisti. Sì, però è imbarazzante, perché per esempio se tu ti trovi su un taxi, non so, devi rimorchiare una, supponiamo, no? Ed è la prima Bendo cena. Il tassista, così ho capito, ma arrivi sotto casa e c'hai il tassista di fianco. E c'hai uno che sta ascoltando la tua conversazione. No, tu devi tragare. Mi porto dei tappi per tassisti. E non stanno a sentire. Non fare il furbo. Devi rispondere. Ti hai firmato un contratto? Dove la verità è questa. Io voglio sapere come draghi al ristorante. Dice al ristorante, vengo su da te. Taxi, che fai? Taxi. Ho capito, taxi. Sei sul taxi con me. E ancora non mi hai chiesto se te la do o non te la do, eccetera. Cioè tu mi devi accompagnare. Ti do una busta con la scritta. Leggi, io leggo la domanda. Mi sapevo... E così dopo decidi. Ma non è imbarazzante? No, non te ne frega niente. Ma non è imbarazzante, ma diciamo che non c'è una alternativa. Io non guiderò mai perché ho paura. Ma è una cosa, un complesso mio, è come chi non viaggia in aereo. Mai fatto. Come? Senti, hai mai pagato una donna? No. E se sì, quanto? Alla lavanderia. E basta. Al bar, alla cassiera. Ma non c'è un uomo che dice mai di aver pagato una donna. Queste povere prostitute sono tutte senza lavoro. Ma come mai? Lo fanno per l'azienda soggiorno e turismo che le tiene là, delle città. Chi è che va con le prostitute? Ma io sospetto delle persone che vanno, ma non è che... Ma secondo te perché? Come? Perché ci vanno gli uomini con le prostitute? Ma sicuramente per parlare, per chiedere informazioni. Può essere, sai. Sì. Sai che non è... Perché loro stanno sulla strada, conoscono i posti. E soprattutto indicano le strade. Sono rimaste le uniche che... Dal latino, prosti, tutto. dal latino. Allora... Tu sei peggio, però hai già risposto a questa domanda, ma lui lo vuole sapere lo stesso. Sei peggio come comico o come attore?
Peggio? Peggio. Ma io sono bravo in tutte e due le cose. Ridono, ridono. Ah, c'è pure sta reazione, non lo sapevo. Vabbè, così così, sei medio. Sei più bravo come attore da... Medio, medio. Oh. Fagli far la prova, guarda che lo medio, sanno fare. Medio, sono medio. Senti, pensi che io dovrò continuare a lavorare in televisione o dovrò trovarmi un nuovo lavoro? No, devi lavorare in televisione. Però trasmissione di questa trasmissione è giusta per te. Trovi? Sì. Ti diverte? Sì. Nonostante... Sì, sì, sì. Io ti ringrazio. Vedi che te l'ho detto che ti ho trovato molto figo oggi. Mi fa piacere, mi rassicuri molto. Taratatam. Io ho sempre un po' di terrore, perché vedo che con te poi si è espresso proprio ai massimi livelli, Ah, questa mi piace. Questa, anzi, te la vorrei fare anche rispondo? Un po' sudare. Allora, da carabiniere, c'è un politico che tu vorresti arrestare? Certo, se lo dici arrestano poi te subito dopo, però c'è un politico che tu vorresti arrestare? Arrestare? Potresti anche solo dirmi di sì. Se sì, c'è un politico che sì, tu vorresti. Sì, più di uno. Più di uno. Non mi puoi dare qualche vaga? Che tipo di persona politica tu? Capisco che non mi puoi dire il nome. Cioè, anzi, se vuoi farmi nomi... I politici razzisti, dai, quelli i razzisti. Quindi i leghisti? Sì, i leghisti razzisti, perché non sono... E non la tutti più grossa sono... forma di ingiustizia, secondo non te? Non tutti razzisti. I leghisti sono razzisti. Non tutti i leghisti sono razzisti? Però i leghisti razzisti li arresterei, così facciamo, siamo generici, non diciamo nomi. Che cosa, qual è il crimine del razzismo? La mancanza di rispetto, l'offesa... E la mancanza di rispetto e anche per forse altri. E anche se vogliamo fare una piccola aggiunta induce come in questi giorni come faceva la Palin in America o come sostiene in questi giorni di grande moda parlarne, certo attraverso il fatto di continuare a denigrare le persone si istiga la gente alla violenza contro queste certo. persone, no? Che forse è la cosa peggiore. Hai detto che Berlusconi e Veltroni... C'è scritto qua e quindi l'ha scritto lui, hai che detto, l'ha letto da qualche terrorismo. Parte. Tu hai detto, io domando anch'io, Berlusconi, la prima volta che vedo. Giacomo Berlusconi. Hai detto che Giacomo Berlusconi, in arte Silvio, e Veltroni avevano... Giuseppe Veltroni. E Giuseppe Veltroni, in arte Walter, avevano lo stesso programma. Adesso con Bersani è diverso. Adesso con Bersani è diverso? Sì. Allora, tu dicevi, Berlusconi e Veltroni hanno lo stesso programma, non c'è più la destra, non c'è più la sinistra, dicono tutti le stesse frignacce. Dicevo io, o Giorgio Gaber. Frignacce o cose, lo diceva forse anche Gaber prima di te, dove la destra non c'è più la sinistra, di qualcosa di destra, di qualcosa di sinistra. E quindi? Adesso Bersani è diverso da Veltroni? No. È peggio, è meglio? È uguale. Cioè? Fa gli stessi discorsi di Berlusconi? Sì. E in pratica cosa dice? Le stesse cose. Cioè? Le stesse cose. Quali? Le stesse cose, dai. Ma hanno un senso questi discorsi politici? Esiste una destra, esiste una sinistra? Esiste. Esiste o esisteva? Esiste. No, esiste. Tu hai uno schieramento politico? Io c'ho... Nella mia bella ignoranza. Diciamo che io... Sto lontano perché mi dedico molto al mio vero lavoro, che però ogni tanto una sbirciata alla prima pagina la do, alla prima pagina del giornale, però sono abbastanza in colpa. Il giornale leggo? Messaggero? Sei molto generico, essendo di Roma il Messaggero. Gazzetta del Sud. E dello sport la vogliamo saltare? No, non sei sportivo, non ti vedo nessuno. No, sport zero. Niente. Zero. Non vai in macchina. Come la patente, non sei il tipico maschio italiano da stadio. No. Senti, se io adesso avessi la meravigliosa idea, questa è sempre la genialità di Isabella, passa per genio, se io adesso cominciassi a spogliarmi, pensa così. Una pazza, sì. Tu che cosa faresti? Io starei attento che non si sporcano i vestiti. Allora andiamo avanti, vediamo. Fortuna che prenderesti l'elemora come agente? Io l'elemora ho lavorato agli inizi della sua e della mia carriera, facevo il giro dei locali al nord ed era molto simpatico. Adesso c'ho il mio agente, no, non lo cambierei. Ma ci Però ci ho lavorato.
Ci lavoro. Se c'è, quando già si sceglie un agente in questo mestiere? Ma, si guarda. Bisogna fidarsi e pensare. Sono che lui... affidabili gli agenti? Alcuni sì, alcuni no. Ma per esempio col senno di oggi, no? Sapendo sì. Tutte le vicende, eccetera, eccetera, tu avresti. L'Emora ha dato da lavorare a un sacco di gente, ha fatto lavorare, cioè gli attori non si possono lamentare. Qual è stata la forza di Lele Mora secondo te? Avendolo conoscenze, cioè le conoscenze. Lui lavorava per conoscenza, lavorava, faceva lavorare. Qual è, quindi la forza di un agente sono le pubbliche relazioni. Le pubbliche relazioni. Può esistere un agente? Poi c'è l'agente che lo ha il talent scout. Tu vedi questa lettera gialla? Che? All'itterizia. No, sto scherzando. Allora, questa lettera in bianco è la lettera che tu, dandomi la tua penna, a questo punto dovresti scrivere. Io sotto dettatura, perché siccome tutto lo sai, non hai so la scrivere. Patente e ho avuto questo sospetto. Però a me piace fare, fare un po' Peppino e Totoli. Eccetera, eccetera. Ma quale, che cosa dobbiamo allora, scrivere? Allora, no, questo me lo devi dire tu. Allora, questa lettera... Ma a chi la dobbiamo indirizzare? A chi ti pare? A Simona Ventura. No, e cioè? A Simona Ventura. A Simona Ventura? A Simona Ventura. Bene. Allora, cara, quindi, come cara Simona Ventura? Cara Simona Ventura. Cara... Adesso mette tutta una serie di virgole. Ventura, così poi dopo, virgola. Così poi dopo le distribuiamo nei posti giusti. Uh-huh. Tu... Simona Ventura, di nuovo. Simona Ventura. Mi hai invitato. Mi hai, tutta invitato, una parola. Sì. Invitato all'Isola dei Famosi. Quest'anno. Tu lo sai che io sono opinionista. Sarai stata il tuo giudice all'Isola dei Famosi. Però io non ci vengo. Però ti dava molti soldi? Prima perché sono famoso. Ci vengo. Primo, e cioè? Perché primo. Sono famoso. Perché sono già famoso. Sono già, aggiungiamo un già, perché come dire che mi frega a me. Due, potrei venire. Gerundio. Venire, devo scrivere Gerundio. No, lo devi pensare. Gerundio, ok. Potrei venire. Perché, però... Perché se lo facciamo a Taormina. A Taormina. L'hotel lo scegliete Taormina. Voi. Ti davano molti soldi? Ti davano molti Non ho parlato di soldi. No, neanche. Tu ti sei diniego totale come all'epoca. Non lo posso fare anche perché tra un po' inizio a girare la cosa. Primo perché sono già famoso. Secondo perché potrei venire, però se lo facciamo a Taormina? In un albergo di vostra scelta. In un albergo di vostra. Col menù. Vostra gli dai del voi? Come sua eminenza. Lei è Magnolia. Di vostra scelta. Scelta con. O scelte. Con menù. Con menus. Menù. Un menù di che? Con menù quale? Con menù a vostra scelta. A vostra scelta. E se loro ti mettono... Purché ci sia da mangiare. Purché ci sia da mangiare. Ci sia da mangiare. È quasi finita la lettera. Io? Non vado bene per l'Isola dei Famosi. Vado bene per l'Isola. Oh, perché non so litigare. Dei Famosi... Non perché so litigare. E non sono una stenografa, Carlo. Ti fa appuntato, scrivo l'appunto P. Litigare. E non so piangere. E tu quindi pensi che sia solo per gente che fa sceneggiate? No, gente che sappia piangere, attori e che non sappiano piangere. Tu sai piangere, hai fatto... No, non so piangere. Non è vero. Io so piangere. No, lo dici in tono chiaramente, smaccatamente provocatorio, come dire. No. Lì ci sono solamente dei farlocchi che fanno sceneggiate... napoletane di quelle alla Mario Mero, si strappano i capelli, piangono, fanno scene fasulle, non da attore, sei un attore e ti senti tale, dire, secondo no? Secondo me piangono quindi, veramente. Quindi come dire, non sono mica un pagliaccio come quelli lì. No, è che io non sono giusto io, no, quelli che vanno sono giusti. E cioè sono di come quindi complimenti per la trasmissione, scrive. Ok, non c'è piano. Vi seguo quindi, sempre. Quindi, complimenti. Per la trasmissione, vi seguo sempre. Posso salutare Arturo. La trasmissione, un attimo, la seguo sempre. E posso quindi seguirai salutare? Anche questa, la seguo sempre.
Posso salutare Arturo? Posso salutare? Arturo. Chi è Arturo? Amici. Chi? Amici miei. Ok, Arturo. Amici miei. E poi? Complimenti, hai messo completo la trasmissione. Sì. Vi seguo sempre. Posso salutare Arturo, che è un amico distinti, tuo? Distinti saluti cordiali. Saluti cordiali. Cordiali. Con affetto. Tuo? Con affetto. Con affetto, non si direbbe. Tuo. Tuo. Già magro, per cui non Jimmy. Sarà... Tuo Jimmy, va bene. Nome Jimmy. D'arte. Alias? Nino Frassica. Nino Frassica. Ok, la imbuco e tu vedrai quanto ti risponde velocemente la Va signora, bene. Perché noi facciamo molto più in fretta delle Poste Italiane, che ogni tanto perdono qualche mia raccomandata. Accidenti. Ecco, ce l'abbiamo fatta. E che le altre domande? Basta, ti piaceva? Qua. Secondo me ti piaceva. Curiosità. Ma metti giù le domande, che c'era scritto? Hai preso la patente e se devi riaccompagnare una donna a casa, come fai? Ah, te come fatta? L'hai fatta... E com'è che... No, te la sei inventata? Ma no, ma metti giù le mani, dobbiamo andare. Guardano me. Basta, andiamocene, vieni. Vabbè. Vieni come... Non puoi sapere tutto, anche quello che non ti volevo chiedere, perché bisogna avere un po', insomma, di discrezione nei programmi degli altri, capito? Tu mi devi dire, però, non vuoi... Io... A quanto ti dava? Proprio non se ne fregava niente, non hai neanche chiesto. Scusa, ma se qua... Allora, possiamo andare... Maschio o femmina? Maschio. Particolarità? Capisce lo svedese. Capisce lo svedese. Qualcosa in più? Diciamo che al bunga bunga preferisce il tuca tuca. Vai, dai, ti mando un indizio. Mamma mia. This one look like a spirit. It look like spirit. Yes. I'm afraid of this one. I'm afraid. Fai un passo avanti, per favore, Alba. No! Il passato che ritorna. Gianni, ma ci vedi con quegli occhiali? Ci vedo malissimo, però. Ci credo. Allora, aspetta, vuoi ti faccio da cane per sì, cieco sì, ma posso cambiarlo, Va bene. Gli occhiali, Gianni Boncompagni, guarda, ti faccio la spada e la scheda dai nostri vieni. Io ti faccio wow, andiamo verso Vado, la scrivania. Levo gli occhiali. Andiamo. Quanto mi piace Boncompagni, sto grosso ingegno morto donnaiolo. Noi dobbiamo tanto, il cinema italiano deve tanto a Boncompagni, che grazie a lui sono uscite Isabella Ferrari, Ambra, e Nicole Grimaudo, l'impacciatore e la Germini. A Germini o a Gerini? Ah no, Claudia Gerini, mi si sta intorcendo la lingua! Lui ha cominciato a fare sta televisione nuda e cruda, no? Grazie a lui anche oggi e delle camere fanno delle inquadrature un po' ginecologiche, diciamo, che secondo me se una telecamera vuole oggi ti mette incinta. Eccoci qua. Beh, senti, più passato che ritorno di te. Noi abbiamo fatto, non è mai troppo tardi, mi pare, no? Abbiamo fatto. Io ti potrei non fare non in questo momento. Non è mai troppo tardi oppure no? No, non abbiamo fatto quello tutto, lì. Di tutto e di più. Vuoi che ti faccio l'elenco? Non so manco che ero. Non è mai tu lo sai, ma sì che lo so, non è mai troppo tardi. Era quella trasmissione dove ti insegnavano a scrivere nel manzi. 30. Nel 30 io c'ero già. No.
Sì, sì, io c'ero già. Poi adesso, così io posso togliermi tutti i sassi dalle scale. Lui è il mio scopritore, tu lo sai che sei stato il mio scopritore assoluto con Galassia 2. Vero, manco vero. Te lo ricordavi più. Scopri la gente così impunemente vero, e non hai neanche pagato il dazio con gli italiani. È vero. Adesso pagherai tutto con questo contratto che dove ti impegni a rispondere. Devi leggere e firmare. Non così, devi leggere bene. Ah. Io sottoscritto Gianni Boncompagni, pienamente capace di intendere e di volere, dichiaro sul mio onore che risponderò sinceramente in maniera compiuta solo e soltanto alle domande del programma al ballo scuro racchiuse nelle buste di fronte a me. In fede, ma Emilio non c'entra niente. In fede tua. Ah. Hai la penna? La penna, sì, devo firmare? Devo firmare, sì. Ecco. Perché è una firma piuttosto complessa. classica firma apocrifa dove non sì, ti pagano i sì, dai, ormai si fanno così le firme. Non vale. Ma d'altronde, insomma, cosa c'è che vale? Questa è così, la mia firma. Grazie, è così. Grazie, va bene. Così non è falsificabile. Vabbè, questo è vero, è difficile che uno possa firmare così, Quanti adesso. Anni, Gianni, quanti? Tu lo sai che sono tutte domande di Sabelli, per cui se ma ci sono non delle lo so, stronzate, certo. Paga lui il dazio, io non sono responsabile. Sì, qualcuno... Io rispondo solo alle domande di Sabelli. Addio. Sei uomo o donna? No, peggio, magari. Magari, molto peggio. Tu mi daresti una bottarella, questo è l'inizio. Devo domandare al mio avvocato. Secondo te che ti consiglia il tuo avvocato? Se c'hai i documenti che sei maggiorenne, vabbè, allora si può pensare. E sana e robusta Costituzione. Sì. Va bene, io ti procuro tutto. Poi però tu mi rispondi, questa è la quando faremo la seconda Sabelli, serie. Dopo facciamo i conti. No, ma sapessi io quanti conti dovrei fare, non lo trovo mai. I giudici sono tutti comunisti? No, assolutamente no. Quindi non è vero quello che dice Berlusconi? No. Sono solo il 90%, no? C'è sempre quel 90% 10. È una bella media. No, scherzo, dai, no, non sono tutti comunisti. Credo sia il 50%. Allora giriamo, perché in questo paese non si è mai certi di niente. Allora. Li pensa di notte, Sabelli, queste domande, sì? Sì, sta anche sveglio, no, perché oramai buone, non, belle, non dorme più. Simpatico lui. Senti, abbiamo fatto un programma insieme. Ah, davvero? Sì. E quindi, e nonostante tutto, sei venuto qui? Questi studi qua. Ma veramente? No, sbagliato. E sei tornato? No, sì, con Sabelli Fioretti, faceva Padre Eterno, Bombay. Ah, è vero! Forte, lui, fortissimo. È vero. Senti, ma tu ti divertivi di più a lavorare con Magalli o con Arbore? Due cose diverse, con Arbore abbiamo fatto tante di quelle cose, diciamo, abbiamo inventato mille cose, eravamo amici, siamo tuttora amici, vediamo moltissimo. Magalli era mio vicino di casa, era un bambino quando è venuto. Io mi ricordo come ha cominciato a condurre Magalli. Sì. C'ero. E che conduceva? Poi non ti ricordi? Lui era autore con te di Galassia 2. Poi un giorno tu ti sei divertito, l'hai buttato in video sì, e lì è rimasto però. No, ma che prima lui ha fatto, è bravo, magari sa fare tutto. Secondo te è uno dei più bravi? Sì. Non lo fanno, gli fanno fare sempre quella cosa lì da anni, si annoia a morte. Comunque, vabbè. Magari non sarà contento a guardare. Allora, andiamo avanti. Vediamo un po', giriamo le domande. Allora. Cambio occhiali se vuoi, tanto per così, sì, per non fare così, il. Così, non ci annoiamo. Per non ripetermi. No, così, perché sono abbastanza, perfetto. Capito? Beh, vedi, ma tu ci capito? Vedi qualcosa? Sì, mi vedi tu, bellissima, ti vedo bella, giovane. Bella, molto bella. E De Andreis, ho visto, è un mio amico Hai De Andreis. Visto? Hai visto? Sì, salutiamo sì. De Andreis che è lì vicino a noi. Lui è stato il nostro grande capostruttura Rai per tanti anni. Adesso ci saluta dallo schermo. Beh, bravo. Grazie De Andreis. Allora, quando Quasimodo vinse il Nobel nel 1959, tu gli facesti da chaperona a Stoccolma, veramente? Sì, io lavoravo nell'Istituto Italiano di Cultura. Aspetta, tu lo portavi nei musei e invece lui voleva andare a puttane. No, io e mio amico portavamo tutti i musei di Stoccolma. Ma Quasimodo voleva andare a puttane? No, Quasimodo lo portammo a vedere tutte le cose di Stoccolma, io ero da tanti anni che ero là. E quindi aspettava di prendere il premio Nobel, ci aveva 4-5 giorni. E perché portato... mandarono te, scusa tanto per cominciare, perché mandarono te a prendere Quasimodo? Perché io lavoravo per l'Istituto Italiano di Cultura, sapevo lo svedese e ero uno
italiano e quindi ero all'altezza, insomma, della situazione, secondo loro. Allora a un certo punto mi dici, dopo un po', che dopo tre giorni di musei, dissi, ma qua non si fotte mai. Loro speravano, dicevano, come Chaperon, ti hanno preso per quella prego. No, no, io dico, no, io non... E tu che hai fatto? Niente, abbiamo detto no, qua no. Niente. Ma tu mi scandalizzai un po'. Hai fatto premio anche, Nobel. Dici, ma come un premio Nobel? Non avevi ancora visto niente. Non avevi ancora visto niente. Bei tempi. Mentre sto occhiali da cena, va. Allora, ecco, perfetto. Già così ti riconosco di più. Il mio regista. Da cena, vedi? Hai delle forchette ai lati? Sì. Beh, bene, sono a doppio uso, ma è difficile. No, no, da cena, va. Da cena c'ho questo qua, da cena. L'occhiale da cena, c'è l'abito, c'è anche l'occhiale da cena. Allora, ma hai detto che è facile fare la TV intelligente mentre è difficile fare quella stupida. Ma come mai ti riescono così facili le cose difficili? No, chi l'ha detto? Tu hai detto che è facile fare la TV intelligente mentre è difficile fare quella stupida, una vecchia di gran manco te la ricordi? Stupida vuol dire leggera. Ah, tu dici che è più difficile, quindi è più facile annoiare con programmi intelligenti, insomma. È più difficile annoiare con programmi intelligenti, però c'è un sacco di gente che ci dice. No, per dire, uno fa un programma di una recensione di libri e dice difficile che non in greco antico, strombonazza, e quindi dice no, vabbè, insomma, facile, chiama uno, Omero, chiama Omero, dice senti Omero, ma tu quando scrivi fai l'intervista a Omero, e invece fare l'altro è più difficile, insomma. Ecco, in questo senso, quindi bisognava un po' capire, capire il senso della cosa, va bene, era di difficile lettura. Era di difficile lettura, ma molto spesso tu parli con frasi che poi uno capisce dopo 15-20 anni, anch'io tante volte dicevo, ma cosa avrà voluto dire? Una volta mi hai chiamato brav'uomo, ti ricordi? No, non me lo ricordo. Hai detto che ero un brav'uomo, sì. Un'altra volta mi ha incontrato poco prima di affidarmi Macao e mi ha detto, nei corridoi della DEAR, mi ricorderò sempre, ma guardate, mi ha detto, ah Alba, ma non eri morta? Beh, ride solo lui. Vabbè, ride da me battute, che come, c'è di male? Come Bramieri, che no, si ma insomma, non me ne ricordavo solo. Senti, tu non eri morta, non è male. Senti, guarda, qua c'è il bello perché chi fa questa domanda in qualche maniera sa benissimo che coinvolge anche degli altri, come dire, perché in questo delitto siete in parecchi, sono come quei delitti che non si scopre mai il vero assassino. Tu non ti vergogni di aver inventato quella scemata dei fagioli in un vaso di vetro in cui bisognava indovinare il numero, c'era coinvolto figurati, anche Benigni. Io non è che l'ho manco inventata io, magari. Chi l'ha inventata? L'avevo vista in una televisione privata dell'epoca, privata di mezzi, di tutto, una televisioncina, c'era, facevano sto giochetto qua. Dei fagioli. Io facevo pronto mi ricordo pronto Raffaella. Che poi all'epoca fece la Bonaccorti, che poi fece l'ha fatto Raffaella, solo Raffaella. Allora vidi sta cosa in questa televisione privata, la rubai idea malvagia. Dei fagioli? Sì, e lei fece un successo. Quindi non l'ho manco inventata. L'hanno io. Criticata tutti questa cosa dei fagioli. Figura, c'è di peggio, c'è molto di peggio. Cosa c'è di peggio? Tutto quasi. Fammi un esempio. Qualunque cosa, insomma, molte cose. Una. C'è l'imbarazzo della scelta, sì, dici? Si può dire, non può parlare male dei colleghi. Ti deprime un po' la televisione attuale, la guardi? Beh, gli ospiti... Tu, l'unica cosa tua di vantaggio è che non vai mai ospite. No, è vero. Quella è una cosa buona, perché sì, lo so, fai bene. Devo perché continuare. Se non inflazionata... Hai ragione, ma io adesso... È sempre là, la vede, ancora la parete, invece tu non vai. Questo no, non vado brava, più, non vado brava. Più. Complimenti. Ma non vado più perché sapevo questa cosa, già fin dall'inizio avevo imparato. Meno male. Giro la domanda, meno giro male. La domanda, giro non la domanda. Non sono tutte queste domande, spero saranno solo... Non proprio tutte, ma quasi. È vero che che tu ti addormentavi in trasmissione? Io ho avuto questo sospetto. Sì, vero, io ho avuto questo sospetto. Anche tu hai molte talpe che lavoravano con te. No, io non vedevo perché non ero in regia. No, io mi addormentavo perché io dopo anni che uno faceva le trasmissioni, sempre uguali, ho fatto 4 anni di Domenica Inno, durava 8 ore. Tutti pronti, Raffaella, pronto che già, quindi lì dove ti sei non era Rai. Proprio addormentato. Quindi ho fatto tanti programmi, è sempre uguale, non è che uno che ma deve c'è fare, stata una volta proprio che hai detto basta, a te ti piace rompere no, il tuo giocattolo? No. Beh, un po' sì, dai, ascolta, io ti conosco molto bene sotto questo punto.
Io conosco l'assassino, fate male a non farmi questo. Quando fanno così? Perché io faccio una domanda di mio Ah, non le puoi fare, vero? Ho scritto però qua. Io che lo conosco e ci ho lavorato, lo dice anche Chiambretti che ha lavorato con te, lo dico anch'io. Tu un po' ti diverti a rompere il giocattolo quando è troppo bello, troppo divertente. No, l'hai fatto, vero, anche no, con Macao, dai. No, non è vero. Sì. No, non è vero. Non ti ricordi mai niente? È solo una mancanza di memoria o un rimbambimento senile? Sono tutte e due. Ho molta memoria di quando avevo 10, 15. Quella è la famosa memoria retroattiva, che è più facile. Mentre quelle di 10 anni fa, quindi meno. Quindi rimbambimento senile? Sicuramente. Va bene, allora. Non ho più 60 anni, come sai. 62? Io ti ricordo battuta che diciamo sempre. Sì, me lo ricordo. Sì, chi sì, sono? Sì. Alba Parietti. Bravo. Ma questo però non so se sia perché è memoria retroattiva. L'ho scritto qua. Te lo ricordi come i dinosauri? No, no. Uno più no, uno. No, siamo divertiti. Macao è stata una trasmissione carina. Allora, io ho un auricolare, proprio come dirigevi tu, Ambra, quando la dirigevi. Anche tu la insultavi come, tra l'altro, questi sponsi insultano me? No. Ora? No, ma adesso stanno zitti in questo momento, però parlano fuori luogo. Io no, non no, a la insultavano, ridevamo, io facevo le battute che poi piano piano lei ha cominciato a capire, rideva molto, molto astratte, molto... C'è poco da ridere. Avanti no. per l'età che aveva, però insomma lei che le capiva. È stata molto importante secondo te la scuola tua? Sì, credo di sì. Ti sarebbe piaciuto essere stato invitato a una sera, anche per curiosità, diciamo al Bunga Bunga? No. Quando facevamo... Macao. No, quando facevo... Adesso anch'io sono a corte di memoria, Galassia. Spesso siamo usciti a cena con te e la cosa che facevamo erano le fotocopie delle facce, delle mani, delle cose. Cioè, effettivamente non ho mai visto atteggiamenti diversi da così. Erano solo cose per giocare, per divertirsi. Sì, sì, è vero. Sì, sì. E quindi questo ti sarebbe piaciuto, fare qualche fotocopia? Il trenino, loro fanno il trenino, mi sarebbe piaciuto. Il trenino no. Il trenino, sì, il trenino che fanno loro lì. Barzellette del presidente? Barzellette no, barzellette... Perché le barzellette? Hai una barzelletta tu? Ma guarda, c'è una barzelletta che mi ha raccontato Palmiro Togliatti. Accidenti, è proprio vero che c'hai la memoria retroattiva però, ma molto retroattiva. C'è un passerotto in una foresta che vede un animale e dice, scusa, ma tu chi sei? E lui dice, sono un cane lupo. No, ha detto... O sei cane. O sei cane o sei lupo. Dice, no, non è vero, perché io... Mia madre era una lupa, ha incontrato un cane, hanno fatto sesso e sono nato il cane lupo. Poi il passerotto, vabbè. Poi va davanti, poi va un ruscello, vede un pesce e dice, tu chi sei? Io sono una trota salmonata. No. No. Detto, guarda, o sei una trota o sei un salmone. Non è vero, perché mia madre era una trota, è vero. Però ha incontrato il salmone, hanno fatto sesso e io sono nato io, trota salmonata. Vabbè. Poi va avanti, vede un insetto, dice, tu chi sei? Io sono la zanzara tigre. Ma va la sapevo, è bellissima sempre. Togliatti. Togliatti era molto spiritoso, Togliatti. Sì. Aveva queste barzellette qua. Anche lui, qua. Anche lui. Tu cuoque Togliatti. Sì. Tutti hanno aveva avuto queste sto barzellette vizio, spiritose. Di raccontare Tutti hanno avuto sto vizio di raccontare barzellette. Sì, sì, sì. Sì. No, trenine e barzellette, questa è la anche formula. Anche Togliatti? Anche Togliatti? Sì. Facciamo no, il trenino. Trenino, però lui faceva il trenino. Trenino quello vero? Sì, trenini quelli là, Riva Russi, quelli là. Allora, tu sai che facciamo delle meravigliose candy camera stile Nanni. Abbiamo detto ai cittadini che abbiamo cambiato una strada romana e l'abbiamo intestata e l'abbiamo nominata via Gianni Boncompagni. Vediamo come commenta. Cosa ne pensa di intitolare questa piazza Gianni Boncompagni? Ma io lo lascerei come sta. Piazza Ippodonievo mi piace. Ma Boncompagni ha fatto tanti bei programmi. Ma però. Sì, però è ancora vivo, se godesse la vita. Poi dopo quando sarà morto ci pensiamo. Ma non vedo chi è sto Gianni Boncompagni, ma chi è? Un personaggio televisivo tutto lì. Ma sì, sicuramente è stato un fenomeno rilevante televisivamente, materia televisiva, però obiettivamente no. Cambiare da il Polidoriero, no, quello no. Intitolare la piazza, sì. Allora, no, questo no.
Per il momento non te. Peraltro, io ho una rubrica che faccio ogni giorno sul quotidiano Messaggero che si chiama Via Boncompagni. Andiamo avanti, allora. Senti, non mi ricordo bene se a Macao sono io che ho mollato oppure sei stato tu che mi hai cacciato. Non me lo ricordo neppure io. No. Tu c'hai questa fortuna. Non credo. Che non ti ricordi una mazza. Non me lo ricordo. Abbiamo litigato. No, no. Sì, sì, un po' sì. Non credo. Tu mi volevi estromettere dopo la prima edizione. No, non credo. Hai detto alla Parietti non so se la riprendo. Non è vero. Hai messo l'uomo verde che poi eri tu. No, sei tu che avevi altro da fare. No, non è vero. Mi trattavi male, secondo anno, non mi parlavi. No, ma per carità. Mi sto sbagliando? Mi sto sbagliando. Che ho visto? No, non è. Va bene, non tutto. Va bene, dai, mi faccio andare via la memoria anch'io che alle volte serve. Andiamo avanti con le domande. Altra domanda di Sabelli. Allora. Hai quasi 80 anni. No, mi mancano ancora, mi pare, 13 giorni. No. 13 giorni? Scherzo, no, insomma sì, 79. Ma veramente? E ancora gliela molli? Veramente. Ancora gliela molli? Beh, insomma. Con moderazione. Con moderazione. Ammazza. Quello che vuol dire ammollare. Ammolli, immagino, tutto quello che si può immaginare. Con moderazione, sempre. Allora, vediamo un po'. Tu che parte mi faresti fare in un film scritto da te? Dunque, il cardinale. Mi piace. No, perché? Per una volta che dice una cosa che mi piace per me. Cardinale. Il cardinale, quale? No, un cardinale. Ma uno qualsiasi. No, beh, un cardinale importante. Che c'è stato nella... No, ma senza uno famoso che si sa come è fatto. Un cardinale, già va bene. Perché un cardinale? Principe della Chiesa. Perché un cardinale? Beh, vestito, te lo immagino, vestito da cardinale. Insomma, è bello, cardinale, mica uno scherzo. Beh, non ci ho mai pensato. Ma perché hai questa visione? Anche un papabile, un cardinale papabile. Va bene, poi baciare l'anello, no? Andiamo avanti, giriamo le domande che oramai sono rimaste pochissime, non ti preoccupare. Dunque, a 18 anni ti sei trasferito in Svezia dove vigevano costumi più avanzati, soprattutto rispetto a noi la Svezia è sempre stata. Hai avuto esperienze omosessuali? No, per carità, no. No, non ti è mai passato per la testa, ti senti di escluderlo? Assolutamente. Questa fa parte della memoria retroattiva. Io quindi... sì, sono... No, ma nel senso memoria retroattiva, quindi te lo ricorderei. Sì, no, me lo ricorderei, sì. Bene, allora adesso vediamo però che cosa dice una tua amica di te. Se io fossi Gianni Boncompagni, telefonerei a Sabrina, gli direi ti voglio tanto bene, mi manchi tanto, perché non vieni a trovarmi? Perché secondo me Gianni si arrabbierà tantissimo nel sentire questa cosa, perché è, diciamo, piuttosto schivo nei sentimenti, nel senso tu devi immaginare che lui ti voglia bene. Non te lo dimostrerà mai nella maniera in cui tu magari vorresti, però ha un modo di fartelo arrivare che non è mai diretto, ma è anche forte. Insomma, mi sto impappinando, però mi piacerebbe che Gianni facesse una cosa così. Allora, tu sei una persona che praticamente, lei lo dice in modo molto carino, no? Dice che tu, lei sa che tu gli volevi bene, come volevi bene a tutte noi, però in realtà che tu non sai dimostrare i sentimenti. Sostanzialmente però... Lei era bravissima. Ho capito, ma non è la verità, sei un po' arido. No, lei era tra le più brave, infatti. No, io ti ho chiesto se tu sei arido. No, non sono arido. Hai avuto dei sentimenti molto forti. Fortissimi. Raccomandata? Aldo Grasso, il critico televisivo che tutti conosciamo del Corriere della Sera. Ha detto di male. Lo sai Aldo Grasso? No, non so, sì lo so. È un uomo che ha vissuto sulla nostra carne. Lo so, certo. Si è nutrito. Bravo però, bravo. Vampirone, capace, molto capace.
critico televisivo del Corriere della Sera, il più famoso forse d'Italia, questo lo aggiungo io, ha detto di te, fa ignobilmente il suo mestiere. Bravo, beh, mi piace. Ti piace questa definizione di Aldo Grasso? Sì. Mi piace sempre, sì. Ma anch'io trovo... Ma quando le critiche sono divertenti? No, ma è giusto, mi piace. Perché così ignobilmente? No, così mi hanno battuto. Io dico sempre, dicevo sempre che la televisione... Per farla bisogna farla presto e male, io ho sempre avuto questo, quindi puoi immaginare le mie teorie, quella è giustissima. Quindi tu sei un po'... ristorante è uguale, se uno lo fa lentamente, molto meglio presto e male che lentamente e male. Come spesso lo fanno lentamente e male, sei un po' ore di prove, ore... Tu lo sai che abbiamo fatto questo programma. Non abbiamo mai provato, lui ve lo può dire. Macao, io entravo veramente come qua. Esattamente, infatti, quando mi hanno proposto questo programma ho detto ma io in realtà l'ho già fatto qualcosa del genere, sì, perché sì, io a Macao non sapevo niente. Lui mi mandava dentro senza sapere... Laocone, ti ricordi? C'erano tutte quelle là che le sono ragazze, andate là. Ognuno si preparava il suo gioco praticamente e io dovevo andare a braccio a seguire come avrebbe seguito... Senti, però tu sei... Noi abbiamo, scusa, ti interrompo, perché abbiamo avuto una scuola con Arbore, abbiamo fatto un programma che è rimasto, insomma, un cult, che era Alto Gradimento, noi abbiamo fatto per anni, 10 anni, non abbiamo mai scritto una parola, andavamo lì, e ci accendevano i microfoni e partivamo. Così. Però questa cosa ti è costata ogni tanto con le tue conduttrici, c'è stata qualcuna che non è stata capace? No, no, non l'avrei presa. Di seguire... Non l'avrei presa. Ultima domanda. Ultima domanda, ecco. A 32 anni, con il nome di Paolo Paolo, hai debuttato come cantante. Questa, vedi, che questi sono proprio quei cadaveri, gli scheletri che vengono fuori. Ma... Dedicami una canzone e cantamene un pezzetto, per favore. Una mia canzone? Sì. Ne ho scritte tante. Com'è bello per l'amore da Trieste. Questo giù. Era Paolo Paolo? No, questa era Raffaella. Era Raffaella? No, no, però ma io una me ne ricordo che dedicheresti a me, due frasette così. Una licenza poetica dell'ultima ora, dai. Ci vediamo stasera. Così? Sì. E non me la musichi neanche un po'. No. Vabbè, allora niente, guarda, non mi dai nessuno, non mi hai no, mai dato. No, quello è difficile fare una cosa così. Nessuna. Non si possono fare così. Vabbè, senza dato forte. Che non mi hai fatto non fatto la dedica, non mi hai dato soddisfazione, non hai fatto di me la tua musa ispiratrice, io mi vendico facendoti scrivere una lettera che tu puoi scrivere a chi ti pare, la scrivo io sotto dettatura. Ti tolgo dall'imbarazzo della perizia calligrafica che seguirà, perché tutte hanno la mia calligrafia, tu mi detti e io scrivo. Puoi scrivere a chi ti pare. A chi le devo scrivere? A chi ti pare? A Raffaella. A Raffaella. Sei rimasto in buoni rapporti? Eh? Sei rimasto in buoni rapporti? Mia vicina di casa, mia ex, davvero? Per 10 anni. Come non ottieni rapporti? Quanti scherzo. Anni? 10? Sì. Allora, cara Raffaella. Sei molto brava, molto cara. Sei molto brava. Molto cara, ti voglio bene. E fine. Basta così. Ma non mi dici niente di più. Beh, oh, no, va bene. Firmato? Mi ricordo come chiamo io. Cerca di sforzarti. Gianni Buoncompagni. Bravo, Gianni Buoncompagni. Gianni Buoncompagni. La imbuchiamo in questo caso per la città, perché poi tra l'altro sei vicino di casa, sì. Quindi controlla nella buca che sei arrivata. Perché va bene, va bene, va bene, è stato un piacere. È un espresso perché non volevamo spendere più di tanto. Salutiamo Sabelli. Salutiamo Benincasa. De Andreis anche, Benincasa. Salutiamo Colabona, salutiamo Soragni, anche salutiamo Giorgia. Tutti quelli... Chi? Così, c'è cose sempre nostre. Una Giorgia da salutare, eh? C'è sempre una Giorgia da salutare. No, beh, questa è una Giorgia speciale, vabbè. Salutiamo Monica, salutiamo tutta la redazione, certo, eccetera, eccetera. Certo. Ci accomodiamo verso l'uscita? Sì. Ti è bastato? Posso mettere queste per l'uscita? Sì, ma poi non mi caschi dallo schermo. Allora, vabbè, no, meglio vuole, abbiamo detto il cane. È stato un piacere. No, è stato un piacere, è stato mio che sei venuto da me, davvero. Non sei me tacchiati? Certo. Anch'io. Grazie, no, grazie, ma dobbiamo guadagnare insieme l'uscita, non è attenta finita, caro, non è finita, mi piacerebbe che fosse finita qui. Va là, di là, di là. Ma insomma, non mi hai detto per chi provavi questi sentimenti così. Beh. Ma non mi racconti niente, non mi fai fare lo stesso.